prossima associazione e abbiamo la cultura, il circolo culturale, il magazzino rappresentato da Riccardo Tarabella e l'associazione Per te donna, c'era Giovanna, qui l'avevo vista girata, Giovanna Rossi, dov'è? Per te donna e per l'associazione il magazzino Riccardo Tarabella. Allora eccole qua, come al solito lo spot che annuncia la vostra associazione, poi le cose nel particolare le vedrete domani nei gazebi. Quindi Giovanna, uno spot per la tua associazione. Vorrei un attimino spiegare che cos'è la nostra associazione. La nostra associazione Per te donna è rivolta a tutte le donne con problemi oncologici. È nata circa 10 anni fa dopo la mia esperienza appunto in quella sta malattia, e dopo un momento di depressione che mi ero un po' persa, ho pensato che forse mi sarei aiutata per me cercando di essere di aiuto a tutte le altre che avrebbero incontrato sul loro percorso di vita questa triste e momento difficile. Per cui noi abbiamo una sede a Lido di Camaiore e facciamo assistenza all'ospedale con volontarie nel reparto di oncologia e The Hospital Oncologico. Vorrei un attimino un obiettivo raggiunto importante, perché lo dobbiamo anche all'amministrazione di Forte dei Marmi, quando ha accettato insieme agli altri 6 comuni della Versilia la mozione di dare la parrucca a tutte le donne che necessitavano, che avendo l'alopecia da chemioterapia. Dopodiché che i comuni ha preso questo impegno di rimborsare il costo della parrucca, subito dopo la regione toscana ha approvato questo progetto e siamo state la prima regione d'Italia a avere questa realtà, che non è poco. Grazie Giovanna. Riccardo, allora, questa associazione di cui sei un socio, raccontacela brevemente. Molto brevemente, intanto vi saluta la Presidente Annalisa Gai, che doveva montare al mio posto qui sul palco per salutarvi. È dovuta andare via, per cui la sostituisco molto ben volentieri. Due parole per dirvi che lunedì pomeriggio alle 5:30 sempre questa associazione, il magazzino, fa incontri importantissimi. Domani ve la potrete incontrare davanti al Bar Roma, che ha il gazebo lì, ed è un'associazione che lavora culturale, che lavora perché chi ha del tempo libero il lunedì pomeriggio può veramente spenderlo in atti e in momenti di cultura, cultura del paese, delle tradizioni, veramente. È un'informazione continua, è un'associazione a cui mi sono iscritto perché veramente merita frequentare. Grazie. Bene, allora l'amico che presentano queste due associazioni è un mio carissimo amico, un amico di tutti, lo vedrete tutti i lunedì su Canale 50 con la sua fortunata trasmissione L'Impallato, lo vedete nei migliori teatri d'Italia, è qui con noi il grande, il grandissimo Andrea Buscemi. Ho visto che Dio l'aiuti, noi ci conosciamo da 20 anni, ha dovuto guardare sulla scaletta come mi chiamo, 20 anni che mangia 4 ganasce a casa mia, ma il grandissimo, il straordinario, no, devi sapere Andrea che io sono qui dalle 5 di oggi, sono anziano quindi le sinapsi incominciano, perché voi sapete che quando noi si nasce abbiamo 10 miliardi di neuroni, uno spettacolo, da quel momento incominciamo a perderli e i neuroni non si rigenerano, col passare degli anni è garantito il rincoglionimento. Oramai te ce n'hai, e io sono già un po' avanti, per cui... Allora io sono molto contento di essere qui perché l'associazionismo è molto importante, è un momento in cui l'Italia purtroppo sta perdendo i pezzi, siamo al completo imbarbarimento, cioè stiamo andando verso l'imbarbarimento, e secondo me passare attraverso la base, attraverso l'associazionismo per ricostruire l'Italia è importantissimo. Facciamo un applauso davvero di cuore a queste persone che sono straordinarie.
dicendo a Fabrizio di aiuti di rimanersi di culo, perché ormai ci sono io, un applauso a Fabrizio, ciao, avvocato di Milici, grazie a voi. Bene, allora io tramito come Dino Mancino, perché mi accompagna a tante performance, noi facciamo anche, basta, vero Dino, complimenti, veramente, veramente, un applauso a Dino, perché lui deve prendermi per forza la scena. Mi scuso del cappottino, ma veramente stasera ho preso la febbre, eravamo dietro da 3 ore oramai. E vabbè, comunque c'ho il cappottino perché altrimenti non potevo fare. Ecco, con Dino però comunque dicevamo, abbiamo fatto diverse cose, teatrali soprattutto. Io adesso avete sentito delle cose piuttosto leggere, invece io stasera vi tedierò con un 3-4 ore di prosa, prosa quella pesante. Poi forse qualcuno di voi si ricorderà che anni fa io facevo con l'amico Giorgio Panariello, c'era qui Santillo, Dino stesso, insieme a loro, eccolo qui Servillo, facciamo un applauso a Servillo naturalmente, un applauso, è un ammiratore. Abbiamo condiviso diverse avventure con Panariello. Con Panariello io su Rai 1 facevo una trasmissione Torno Sabato, nella quale entravo in scena e tentavo inutilmente di recitare pezzi forti da Dante a Baudelaire a Shakespeare eccetera. Tutte le volte lui entrava con un orrendo marsupio e mi boicottava, quindi io tutte le sere che ho questa possibilità di potermi esprimere cito innanzitutto, dico a memoria tutti i 100 canti della Divina Commedia. Vedete le porte, sbarrate tutto, perché insomma mi sembra giusto cominciare anche a recuperare la poesia, la prosa. Va bene, comunque uno solo ve lo faccio, canto 33esimo dell'Inferno Dantesco, laddove il conte Ugolino della Gherardesca Pisano incontra l'arcivescovo Ruggeri, gli rode la testa, perché per la legge di contrappasso che il signore qui davanti, che vede, conosce molto bene, è quella la punizione che si deve attribuire a chi ha tradito la patria. Dino Mancino, la bucca. Sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendo la capelli del capo che aveva di retro guasto. Poi cominciò, tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando priachio ne favelli, ma se le parol mie esser di insieme che frutti infami al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sia né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io todo. Tu devi sapere che io fui il conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché ho esso tal vicino. E per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri, però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ho offeso. Breve pertugio, dentro dalla muda, la qual per me al titolo della fame, in cui conviene ancor ch'altri si chiuda, ma aveva mostrato per lo suo forame più lume già, quando feci il mal sonno e del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte, perché i pisambe del Lucca non ponno, con cagne magre, studiose e conte, guarandi con Sismondi e con Lanfranchi si aveva messi dinanzi dalla fronte, in piccio il corso, mi pareano stanchi, lo padre e i figli, e con l'agute scane mi pare allor veder fender di fianchi. Quando fui desti innanzi la divana e pianger, sentire il sol di miei figliuoi, che eran con meco, e domandar del pane. Ben se crudelsi già tu non ti duoli, pensando a ciò che il mio cuore s'annunziava, e se non piangi, di che piangi o suoli? Già eran desti, allora s'appressava, che il cibo ne soleva essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. Un Dio sentì chiamar l'uscio di sotto, all'orribil torre, un Dio guardai nel viso ai miei figliuoli, senza far motto, e non piangeva, se dentro impietrai, piangeva d'elli, danse il buccio, Dio disse, tu piangi, sì padre, che hai? Perciò non lagrimai, ne risposi io tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sole nel mondo uscì. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, onde io scorsi per 4 visi il mio aspetto stesso, ambo le mani, per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando che il fessi per voglia di manicardi, subito le morsi e disse, padre, assai ci fiamo in doglia, se tu mangi di noi, tu le vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Pretami allora per non farli più tristi, l'udì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra! Perché non t'ha
poscia che fuma al quarto di venuti gatto, mi si gittò di stesa a piedi dicendo: padre mio, che non m'aiuti, qui vi morì. E come tu mi vedi, mi dio cascar di tre ad uno tra il quarto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e i tre dì li chiamai, poiché fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Andebbe detto ciò con l'occhi torti, riprese il teschio misero fra denti, che fu all'osso come d'un can forti. Ai Pisa, i tuoi piedi erano genti, del bel paese nato che si suona, poiché i vicini a te pure insolenti, muovasi la capreia e la gorgona, e faccia separarmi sulla foce, sicché gli annichi in te ogni persona, che se il conto Bulino aveva voce d'aver tradita te delle castella, non dovei informette a morti figlioli, novella Tebe, uccione implicata, e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre, la vela gelata, un rendamento un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Grazie. Andrea Busceni, grazie per averci regalato questa cosa. Fabrizio, allora, Andrea Busceni! Grazie, per chiudere la cosa, una piccola poesia d'amore. Grazie Fabrizio, vai, levati di culo un attimo. Andrea Busceni! Una cosa un po' malinconica che voglio dedicare a questa signora qui. È una poesia d'amore la quale tengo molto. Io ti amo. Amoretta, inutile che ridi, sei te. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, perché la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta, vuoterò il mare e tutte le perle vorrò portare davanti a te. Il mare non piangerà per lo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, e se non ti basta, solleverò i vulcani e darò fuoco e verrò a deporre nelle tue mani, e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta, anche le nuvole catturerò, te le porterò domate, su te piovere dovranno quando l'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, e vaffanculo. Grazie Andrea Buscemi, grazie per essere stato con voi. C'è anche un cadeau da parte dell'organizzazione, soldi, tanti soldi. Ciao Vino. Bene, e adesso torniamo al